Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul mio canale, io sono Cristina e oggi parliamo di lei. Ciao a tutti amici e amiche, allora sì, oggi parliamo di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni la conoscete tutti, c'è chi la ama e chi la odia, io la adoro in tutto, dalla sua famiglia al suo make-up, al suo brand. Uh, tutto quello che è il fashion, uh, come si veste, uh, tutto, mi piace tutto di lei, devo dire la verità. Um, ci sono persone che non la sopportano e che magari vanno sotto i suoi Instagram, tutti i suoi social a dirle cose brutte, a, veramente anche ad offenderla qualche volta. Io questa cosa non la capisco perché per esempio ci sono dei personaggi che io non trovo particolarmente interessanti o che mi piacciono tanto, vedi ad esempio Belen, ma io non mi permetterei mai di andare su Instagram sotto una foto e scrivergli delle cose Obbrobriose o degli insulti, cioè non la seguo, fine. Ma questo probabilmente dipende anche da non so da quello che si ha dentro nella testa, se è massa cerebrale o oh, chi, lo può, chi lo può dire, ragù. Non lo so. Comunque, dicevo, io amo Chiara Ferragni. Se non vi piace Chiara Ferragni e se non volete sentire parlare di lei, io vi saluto, anzi sapete cosa? Prima andate qui sotto, c'è account, blog, Instagram, andate a vedere tutti i miei social. Io ovviamente non ho nulla a che fare con Chiara Ferragni perché non sono bionda e perché non ho sposato Fedez, solo per quello. No, sto scherzando ovviamente, ma insomma potrebbe essere mia figlia e ne sarei pure orgogliosa se proprio vogliamo, ma eh, appunto adoro tutto adesso, a prescindere dal personaggio che noi non possiamo conoscere. Io sono una persona molto... Uh, onesta in questo, chiaro, mi piacciono le sue stories. Mi, piace, uh, mi piacciono i suoi bambini, mi piace il suo rapporto di coppia, ma è solo ed esclusivamente quello che è. vogliono farci vedere. Che poi dalla mattina alla sera i bambini stiano con la tata e loro due litigano come dei turchi, a parte i turchi, non so perché litigano, ma vabbè. Che litigano continuamente noi non lo sappiamo perché non siamo a casa loro quindi non è possibile però l'immagine che danno è un'immagine positiva eh, sia per quel che riguarda la famiglia ma anche per quel che riguarda tutto il resto sono ehm, seguono comunque delle associazioni benefiche fanno del bene hanno un bel modo di porsi con le persone insomma a me piacciono sto parlando della coppia dei ferragnez è anche vero che però io non ho guardato la, la loro serie proprio per questo perché mi sembra poi un po' voyeuristico entrare così tanto nella casa di qualcuno cioè io mi limito a guardare le foto, a guardare le loro stories qualche volta mi, mi fa tenerezza vedere il faccino della, della Vittoria perché è veramente una bambina bellissima adoro Leone perché ha delle uscite fantastiche ma come tutti i bambini di, di quell'età insomma ecco, adesso non è che solo perché sono figli di Chiara Ferragni devono essere dei bambini super iper top eh, sono carini Uh, ripeto, non ho nessun sentimento né di invidia né di gelosia, ci sono persone che vanno anche a insultarla per dei motivi veramente stupidi uh, e perché sono un po' gelosi, un po' invidiosi, è chiaro, lei può permettersi certe cose che la maggior parte di noi non può, ma insomma andare a denigrarla solo perché può, può permettersi un tenore di vita trovo che sia decisamente triste ecco, da parte di alcune persone. Detto questo, eh, ovviamente per quel che mi riguarda fashion e beauty, forse per me comprerei tutto. Ho provato a comprare, cioè ho provato, night, night, no, non ho provato, ho guardato di comprare o di chiedere a Babbo Natale una delle borsette di Chiara Ferragni che io amo volemente, quelle con l'occhione grande davanti, ma non posso permettermi quella spesa, onestamente sono un po' troppo costose per per me insomma ma del resto anche Dior, Chanel eh, eccetera sono troppo costosi quindi insomma non è che solo perché cioè, no sono prezzi che vanno un po' al di sopra di quello che posso permettermi però una cosina ho voluto comprarla prima ancora di Natale molto prima ed è il maxi pigna come lo chiamavamo noi da ragazzini e cioè il il, sì, il quaderno cioè un quaderno a quadretti io probabilmente non userò mai, ma adoro questa fantasia. Guardate che quante chiarine e ferragnine. E questo cost è costato solo 2 euro, 2,10 euro. 10. Quindi insomma, dai, questo me lo potevo permettere. L'altro eh, lo trovo estremamente carino. Eh, lei ha fatto tutta la linea insieme alla pigna, diari, cose per ragazzine, per la scuola, eccetera. Ragazzine di 50 anni perché io questo me lo sono portata a casa, volevo prendere anche il diario ma non mi sembrava proprio il caso. Vabbè, ok. In realtà una cosa per mh, signore, per adulti, l'ho comprata ed è la uh, palette uh, di appunto Chiara Ferragni. L'ultima che è uscita, l'Iconic Palette, è... in realtà non l'ho comprata ma è stato Babbo Natale. Ma Babbo Natale mi ha fatto un bel regalo, però devo dire che mh, mi ha colpito moltissimo, eh, lo volevo tanto, però non che sono rimasta delusa, ma diciamo che per fortuna ho anche altre palette. <ride> ecco, non, è, non credo sia la palette da comprare eh, per tenere singola o per avere la prima palette della vita. Uh, è bella, adesso ve la faccio vedere, tra l'altro, io la sto usando tantissimo in per questo periodo perché sto facendo tanti trucchi, anche quello che ho fatto oggi, poi ve lo mostro da vicino, e l'ho fatta con lei, eccola qui, la palettina. Uh, I colori che ci sono qua dietro li vedete nella scatola, uh, adesso ve li mostro anche appunto qui, vediamo se riesco a coprire un attimo lo specchio, per evitare di accecarvi, eccoli. Guardate come sbrilluccicano. Poi adoro anche tutti questi occhietti che ci sono qui, bellissimi, mi piacciono da morire. Allora, il trucco che ho addosso l'ho fatto appunto con questa palette ed è perso il terzo. Poi vi metterò le foto a fine video, anche di quelli che ho fatto, degli altri che ho fatto. Comunque, questo è eh, ho usato come colore di transizione e di sfumatura ho usato Bever che è questo qua è un beige rosato, molto talcato, bello morbido e si eh, applica appunto sia come colore di transizione, ma anche proprio come base, perché è molto morbido e si riesce a sfumare poi sopra i colori in maniera stupenda. Il rosa quello sbrillucicoso è High Guy, che è praticamente la la parola d'ordine di Chiara Ferragni, questo rosa fucsia. Lei infatti spesso quando parla con i suoi follower comincia con Hi guys, ecco, quindi la parola d'ordine di Chiara. E invece sotto ho usato sia Hi guys, ma ho usato anche un po' di questo che si chiama Love, Love Fiercely, perché con la luce non riesco a leggere. Comunque, questo colore qui che ha dato un po' di profondità, un po' più, sì, insomma, un po' di. Eh, lo ha uh, un po' ammorbidito, ma anche intensificato. Ecco, non è un trucco particolarmente complicato. Uh, poi ho usato, un, vabbè, un eyeliner nero, eccetera, eccetera. Um, allora, che dire, mi piace tanto questa palette. L'unica cosa è che. Avete poca possibilità, nel senso che ovviamente, eh, come potete notare, ci sono tantissimi colori sbrilluccosi, shimmer, quindi i neutri e i polverosi matte ce ne sono pochi. Quindi poca possibilità di fare le basi. Eh, io sono riuscita a fare la base o con appunto eh, questo bel rosa o con il beige. Perché poi sì, abbiamo anche questo bellissimo colore bruciato, questo ocra. Però comunque danno sempre un. virano sempre su un colore caldo. Che secondo me non è molto indicato per, da usare con, eh, ad esempio, uh, Sisterhood e uh, Blind Blind. bling, Blind Blind. Vabbè, insomma. Bling, bling, che questo sopra è uh, Sisterhood, e questo sotto è appunto Bling Bling Bla, insomma quello lì ed è uh, azzurro, è molto freddo: è un, uno è azzurrino e uno proprio quasi un bianco-argento. E non li vedo quei colori caldi. Poi per l'amor di Dio si può far tutto, però. Tra l'altro c'è questo verde meraviglioso, io lo trovo fantastico, si chiama Amazing, appunto, però lo vedo un po' da solo, non so bene con cosa poi eh, accompagnarlo. Per fortuna c'è il nero, c'è l'unposted, che è questo qui, è un nero un po' sbiadito, però va bene. C'è un bellissimo oro, come potete vedere, insomma, i colori non sono male, sono un po', secondo me. Mh, Sparsi, diciamo sparsi, ecco, uh, vi faccio mh, velocissimamente gli swatch di quelli che secondo me sono un po' carenti e partendo proprio dal verde, da questo verdone che si chiama appunto Amazing, e che vi farò vedere. Uh, abbiamo una base colore, però tutto il resto sono brillantini. Vedete, c'è una base colore che tende anche a sbiadire un po' e rimangono questi. Glitter in superficie, io speravo fosse più un verde, cioè tipo il cosa vi posso far vedere? L'oro, ecco, eh, l'oro è proprio un oro, cioè questo qui non ha brillantini, è proprio uno, un colore così sbrillucicoso di suo. Anche il rosa, anche il rosa è un bel colore che però, come potete anche vedere dagli occhi, non risalta tantissimo dalla. dalla Vedete proprio dalla cialda sembra una cosa strabellissima, però poi applicato. Mm, vedete si perde un po', però devo dire, mm, comunque in ogni caso sono tutti colori. Uh, non fanno fallout sono comunque a parte il verde che ha i brillantini sono morbidi sono creme, eh, talcati molto sottili non hanno una, una texture granulosa sono molto sottili e soprattutto i matt sono spettacolari io li adoro mi piacciono tantissimo vi eh, farei un altro swatch se non avessi le mani così sporche aspettate magari facciamolo dall'altra parte il Be Better, quello che vi dicevo prima che io sto usando proprio come eh, transizione e anche base guardate che bel colore che è perché insomma no? è veramente un bel colore ed è molto intenso tra l'altro c'è il bruciato che si chiama Dream It anche è un colore estremamente eh, intenso e questo è un po' più granuloso degli altri, ma appena appena, cioè il colore è bellissimo. Eh, abbiamo la, il Night Out che è un marrone, anche questo è un marrone molto scuro e che ha un, un po' di freddo dentro. Mi piace perché ha un po' di freddo. E per quel che riguarda i matte, cosa vi posso far vedere ancora? C'è, cioè, eh, vi faccio vedere il nero, visto che c'è, che io non ho ancora usato però. È un nero che, beh, ecco vedete, io non gli avrei dato proprio questo. avrei visto un po' meno scuro, però vabbè, è un nero abbastanza sbiadito, ma intenso, vedete. Comunque, insomma, un po' rimane. Ok, uh, la palette mi piace, adesso sto così, guardatemi le condizioni, ok? Ripeto, la palette mi piace moltissimo, i mat sono meravigliosamente morbidi, eh, sfumabili e forse meglio quelli chiari che quelli scuri. I shimmer sono belli tranne il verde che mi ha delusa tantissimo perché è un glitterato, è proprio, c'hai i glitteroni dentro e si vedono proprio, cioè... C'ha dei pezzi di glitter dentro che non amo. Tra l'altro, la base colore è un bel verde, ma niente di che. Eh, per il resto, invece, mi piacciono, mi piacciono molto. però come vedete, questo mi è riuscito abbastanza bene. Poi vi metterò le foto anche dell'altro dove ho usato eh, l'azzurro, eh, il, il, il colore bruciato. Insomma, dopo lo vedrete nella foto. Um, per cui, insomma, va bene. Uh, Babbo Natale non mi ha detto quanto costa però sappiate che è una uh, esclusiva Douglas quindi uh, se volete comprarla dovete andare o su, inter un, sì, su internet o comunque su Douglas nei negozi Douglas per chi come me ama il personaggio e anche un po' questi ga gadget che insomma ci stanno perché ci stanno uh, è un bel regalo adesso io volevo rimostrarvela ma ho le mani zozzissime Qua. Eh, mi piace anche l'esterno, tutto glitteroso, tutto luminoso, veramente carina. Poi l'occhio mi piace da morire, cioè l'idea di quest'occhio un po' stilizzato mi piace tantissimo. Dopo avervi tessuto le lodi di questo personaggio, di Chiara Ferragni, del suo lavoro, della sua casa, famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, io non posso che uh, dirvi, insomma, di commentare qui sotto se avete anche voi questa palette, se vi è piaciuta, uh, se vi è piaciuto il video, mi raccomando mettete like. Uh, qui sotto trovate appunto tutti i miei social e se invece Chiara Ferragni non vi piace, abbiate pietà di me, mettete un like lo stesso, che non si sa mai. E niente, insomma, noi ci vediamo presto, vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao!